Alessia Marcuzzi non indossa la fede, per quale motivo? Punto. Dopo aver recentemente un post su Instagram, i follower di Alessia Marcuzzi non hanno non potuto notare l'assenza della fede del suo anulare. Per quale motivo? Ovviamente tutti coloro che la seguono sui social si sono allarmati per la loro beniamina. Ma la conduttrice dell'Isola dei Famosi e il marito Paolo Calabresi sono davvero in crisi? A svelare ogni dubbio ci ha pensato la diretta interessata. Andiamo a vedere cosa ha detto punto Alessia Marcuzzi e le polemiche dopo l'Isola dei Famosi. Dopo la conclusione dell'Isola dei Famosi 14, Alessia Marcuzzi è stata travolta da una serie di polemiche. Il motivo? Il tutto è nato dalla vicenda Riccardo Fogli, indignano l'opinione pubblica per via del trattamento riservato al cantante dei Pooh. Alla conduttrice romana è stato incolpato il fatto di non aver fatto nulla per impedire la messa in onda del filmato realizzato dall'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona. Accuse che sono aumentate col passare delle settimane e, nonostante sia passato un mese dalla conclusione del reality show targato Magnolia, non cennano a placarsi. Nessuna crisi tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi. Da qualche tempo a questa parte sono iniziate a circolare delle voci sulla vita di coppia tra Alessia e Paolo. Ovviamente la diretta interessata ha smentito categoricamente ogni rumor, mostrando le foto di famiglia. I più attenti però hanno notato che in questi scatti Calabresi non appare mai al fianco della dolce consorte. La Marcuzzi e Paolo sono sposati da circa 5 anni e il loro amore non ha mai mostrato segni di crisi. Nella foto pubblicata dalla conduttrice mostra la sua mano e quella del marito che indossano due anelli, ma non si tratta di fedi. A quel punto l'artista capitolina ha deciso di dire la sua verità affermando che lei è una che dimentica e perde tutto. Ogni tanto la mette e altre volte no. Poi ha rivelato che la tiene sempre con sé all'interno della borsa o valigia,